cari amici, siamo tornati a Roma. Oggi è il 5 di ottobre 2017, ma la giornata che non fa di certo freddo. Siamo qua alla cappellina, alla metropolitana Piramide dell'area Gelmini, e oggi, consueto giro di Roma, farò, per motivi che ben conoscete, di studio sui cambiamenti climatici, però vi porterò alla conclusione, quindi vi porterò all'antico caffè greco. Saremo vicino a Piazza di Spagna e quindi vi porterò all'antico caffè greco. Un caffè, noi di soppiatto registreremo un video, un caffè che praticamente porta grande fortuna. Persone semplici, qualunque, come posso essere io, come potete essere voi all'ascolto, tutti cari amici, e persone, diciamo qualunque, sono entrate lì a bersi un caffè, però ai tavoli, e sono diventati personaggi famosi. Chi dello spettacolo, chi della politica, chi addirittura della fede e della religione. Addirittura la leggenda racconta che i vescovi che entrano lì, però devono andare al tavolo seduti, diventano papa. Leggende, le leggende vanno sempre bene, non è che dobbiamo vedere quanto siano realistiche. Vedremo, non è importante quello, l'importante è che è una cosa bella. E andremo di soppiaccio un po' così, quindi telecamera alla maniera vichinga, diciamo alla maniera vichinga. E siamo qui alla cappella, c'è il nostro caro Gesù che ci accompagna in tutti i nostri viaggi della vita, ok? E anche oggi siamo qua in metropolitana. Metropolitana, gireremo su Roma e tra pochi minuti vi ricorderò il metropolitana di Roma. Fermata Piramide e andiamo, dopo aver incontrato la cappellina del nostro caro buon Gesù, andiamo all'antico caffè greco, dopo che avrò fatto il consueto giro, ok, dei ministeri. E cari amici, siamo qua a Trinità dei Monti, Piazza di Spagna. Vedete? Vedete, cari amici, dobbiamo andare all'antico caffè greco, perché leggenda vuole che le persone normalissime come noi vadano al caffè greco e chissà, magari tutto può essere. Piazza di Spagna praticamente è un luogo energeticamente attivo, un luogo energeticamente positivo. Quindi intendiamola così, che evidentemente col passare dei millenni questo polo positivo d'energia si è passato anche nelle vicine vie, verso il caffè greco, antico caffè greco, perché l'ha aperto un greco, il primo proprietario era un greco. Adesso vedremo di andare, perché praticamente le persone normalissime come noi, molti sono andati a bersi un caffè al tavolo, al caffè greco, e sono diventati personaggi famosi dello spettacolo, della politica, come anche della religione e della fede. Vediamo un po' che ci porti bene Piazza di Spagna con la scalinata. Cari amici, andiamo di soppiatto. Ecco,
via dei condotti, via dei condotti, benissimo, togliamo lo zoom. Io non sono mai stato in questa strada, ok, la riprendiamo un po' verso l'alto, ma qua è vero, che fare privacy a Roma è come fate privacy, non riprendete, è certo, è piccolo il posto, ci saranno centinaia di persone sotto questa, cioè nel senso che camminano su questa strada, quindi fare privacy, io intanto che faccio privacy sarò già in 48 foto dei turisti, quindi fare privacy qua dobbiamo trovare. Wow, mica abbiamo dovuto viaggiare tanto. Allora, facciamo il furbacchione, nel senso, paghiamo, poi pagherà il Vaticano. Paghiamo tutto. Andiamo all'antico, qua altri che fanno le foto. Andiamo all'antico caffè greco. Però io la videocamera la tengo a Vienetten, come si dice, ad andare come viene. Antico caffè greco. Siamo all'antico caffè greco. Vada, cari amici, vada. Prendere un caffè al tavolo. Si può fare uno. Che spiterina, cari amici. Che posto incredibile, cari amici. Dobbiamo riuscire a prenderci un caffè. Un locale incredibile. Una leggenda. Chissà quando ci serviranno, perché come al solito, allora, se quando si vuol diventare qualcuno si hanno tanti impegni, quindi quando si hanno tanti impegni si ha poco tempo per un caffè, ma qua ci voleva, bisognava stare pure mezz'ora bisogna stare, alle 5 del pomeriggio. Voglio ordinare. Vediamo lei. Vediamo subito. Un posto incredibile, non so quanto spenderemo, ma offrirà il Vaticano. Prego, arriviamo subito. Voglio ordinare, ma i camerieri vedo che sono indaffaratissimi. Vediamo qua delle belle immagini. Guardate. Beh, forse preferirei questo. Sì. Guardiamo un caffè greco. Grazie. Ecco. Caffè greco dal 1760, il secondo caffè in Italia dopo quello di Venezia. No, caffè benissimo, beh, i prezzi sono bassissimi, caffè espresso 7 euro, cioè alla macchinetta dove lavoro io più o meno il prezzo è lo stesso, quindi vedete. Allora, però volevamo crema caffè, caffè rosso, caffè marocchino, caffè freddo, caffè macchiato, americano, caffè nato, doppio, espresso.
Ci prendiamo un caffè marocchino che costa pochissimo, tanto paga il Vaticano. Sì, benissimo, siamo venuti qua per il caffè. I prezzi sono veramente bassissimi. Mi ricordo cari amici, daranno questo caffè, abbiamo 24 minuti di riprese. Quello che volevamo, qua praticamente persone qualunque sono diventate personaggi famosi. Dopo lascerò il mio indirizzo. Qualora posso io un giorno diventare un personaggio famoso, lascerò i miei scritti, delle fotocopie, e praticamente il bar mi manderà una lettera per avere la mia foto di quando non ero famoso, da appendere nel bar, in questo bar greco. Ma da portare via o portare via? Sì, che lo spaventare. Il caffè marocchino. Sì, uno? Sì, per me è uno. Posso così? Sì, sì, a posto così. Perfetto, grazie. Prego. Registra. Un bel caffè marocchino ci facciamo. Tiramisù, cheesecake, lemon Davis, mimosa with white strawberry cake, with white strawberries. One espresso. Praticamente quindi è una buona fortuna questo video vuole essere una buona fortuna per tutti noi cari amici, semplicemente. Naturalmente si stavano scaricando le batterie, le ho sostituite, però siamo qua, siamo all'antico caffè greco. Gli stacchi evidentemente, allora, per le batterie uno, e poi se c'è qualcuno in primo piano staccherò per quanto possibile, e quindi verrò solo io e il bar, e di là c'è tutta la zona con molta, cerchiamo di registrare con molta, insomma, in maniera non dare troppo, però questo video ci voleva. Qua fanno le foto, ci riprenderanno, noi benissimo, perché privacy non ne ho, privacy. Voi vedete, aumentate semmai il volume nel caso sia un po' basso, io non è che posso parlare ad alta voce qua come se fossi in campagna elettorale, no, magari un posto, dovrei andare a lavorare all'estero, in Vaticano, perché noi addirittura abbiamo fatto praticamente un pellegrinaggio a piedi fino al Vaticano, stata lunga, 200 metri da via della Conciliazione fino al Vaticano, a piedi. Così si fa a Roma, se sono a Roma a 200 metri, no? Mica, vabbè, da Varese, stavo. Era un discorso un po' frivolo, che è bello, no? Quei discorsi un po' così. Bello. Panorama di montagna. Allora, ci sono tantissimi video su YouTube dell'antico caffè greco. Mancava il nostro, insomma, è un video così, semplicemente augurale. Che sia bello per noi. Ecco che arriva il cafferino. Grazie.
caffè, arrivato il caffè, un bellissimo nostro caffè a prezzo speciale con la bella acqua. Dal 1760 c'è questo bar, questo caffè, è secondo solo al caffè di Venezia. Allora ci beviamo l'acqua. Ah, c'è il cioccolatino, tanto per farci ingrassare un po', con una sola mano. Proviamo con una sola mano ad aprire, il cioccolatino. Wow, cioccolatino, andiamo un cioccolatino. Vediamo. Un bel po' di zucchero che qua. Ah, che bello, un video di buon auspicio, di buoni auguri. Un video che, di buoni auguri, di belle cose. Adesso mescoliamo un po' il nostro caffè marocchino. Perché caffè marocchino? Perché così lo beviamo al tavolo. Invece il caffè espresso di solito lo berremmo direttamente al banco, e invece ci prendiamo la nostra bella mezz'oretta. Oh. Wow, non poteva mancare caffè greco alla nostra salute, cari amici. Metto magari così, vediamo se riesce a... alla nostra salute, cari amici. Destra, buono, mettiamo Maxi. Meno male che si comprende che è un luogo turistico, soprattutto i turisti stranieri conoscono questo luogo, tanto per cambiare. Luogo fantastico, e noi siamo stati qui. Oh, ma lo fanno bene, è un caffè mega galattico, fatto il vero caffè, ostia. Oh, Gianarino, io non spendo mai niente per me, mai, veramente, io per me non spendo niente, però sappiate questo. Ci sono delle cose nella vita tanto belle. Caffè greco dal 1760, e ci siamo bevuti il nostro bel cafferino. Oh wow, a caffè greco, bello, wow. E che sia un bel video augurale. Questo è un bel video augurale ed è una cosa veramente bella. Farà storia questo video qua. Lo prendo solo quell'angolo là. Vedete com'è bello il locale, cari amici? A questo punto lo riprendo perché non c'è nessuno in questo momento. Andiamo di su, noi stiamo attenti alla privacy, poi... Allora, i tagli, tanto per cambiare, hanno finito le batterie, e poi se c'è qualche primo piano tagliamo. Benissimo. A questo punto dovremmo andare a pagare queste 9 euro. Il caffè è veramente... Beh, perché? Caffè è un luogo di incontro, quindi questo caffè nel 1760 è nato come luogo di incontro.
E invece finalmente nel 1700 nacquero i caffè, cioè gli antichi bar, come punti di ritrovo, naturalmente con i prezzi che sono quelli non tanto da bar ma da punti di ritrovo, certamente. E quindi benissimo, magari paghiamo direttamente al tavolo, perché è più bello. Io preparo le 10 euro, paghiamo direttamente al tavolo. Oh, si è liberato, vedete, si è liberato un altro tavolo e facciamo vedere un po' le cose belle che rappresenta, vedete? Un quadro di montagna come piace a noi. Noi cercheremo di far vedere un po' le cose belle. Cercheremo di far vedere le cose belle per quanto è possibile. Allora, prepariamo le 10 euro qua. La carta. Ho 20 euro, i soldi del momento, chissà se un giorno ve li ricorderete questi soldi qua. Ne ho 20, adesso pago quando passerà il cameriere. Wow, fantastico luogo che vale un giro. Luogo che vale venire qua. Volevo pagare 9 euro. Poi comunque siamo venuti, Nessuno può dire di che non siamo venuti, quindi bene, quelli sono varie cose dei commensali. Bene, questo è un bell'angolo dove mi sono seduto. E andremo. La carta del cioccolatino me la porto, pure questa, che è troppo bella. Allora. Wow, che bella. Che bello, cari amici, siamo venuti veramente all'antico bar greco via dei Condotti 86 a Roma, alla bella Roma. E metteremo il titolo Bella Roma, antico caffè greco, magari anche in greco, è bellissimo così. Guardate che bello, guardate. Belle statue, guardate. Questa è la libreria, vedete, dove praticamente si viene qua e in tanti si sono messi a fare anche uno studio. Quindi un caffè come questo praticamente era anche un luogo di ritrovo, quindi questo è un bellissimo luogo di ritrovo. Beh, poi certo, magari anche una fidanzata sarebbe pure meglio, però la fidanzata non c'è, bisogna trovarsela, bisogna che ce la troviamo noi, non è che ce la trovano, assolutamente. Quindi quella
la fidanzata va trovata. Bellissimo così, l'antico specchio, quadri fantastici, fantastici quadri. Ah, ma questo praticamente tutte le parti sopra Roma, Tivoli, le cascate di Tivoli, che le trovate anche in un mio video, eh? Tivoli con le cascate, antichi paesaggi, antichi paesaggi. Vedete, con un caffè con 9 euro siamo riusciti poi a trovare le cose più belle. Ne valeva la pena, eh? Con 9 euro di caffè, per scritturina, che bello. E qua addirittura hanno messo qua proprio le tazzine che usavano, come si dice, i loro signori che venivano qua. Bellissimo. Guardate ancora che quadri incredibili. Quadri incredibili. È pazzesco, un museo. Un museo incredibile. Un incredibile museo. Questo è un luogo di ritrovo ed è tappezzato dei più bei quadri che possano esserci. Quindi questa è anche una galleria d'arte. Dire bar, dire già poco. Sì, bar, ma ottimo, un luogo di caffè, un luogo di caffè, di incontro. Caffè significa anche un luogo di incontro. Persone qualunque che, guarda caso, sono diventate qualcuno. Bisogna diventare qualcuno. Nessuno rinuncia a una cadrega. Allora si viene in questo delizioso posto. Che ci porti bene, cari amici. Fantastico, eh? Io spero di editare un video che vi possa piacere e poi che porti una buona... Vedete, sono tante le opere esposte, le statue, tutto, proprio perché il caffè rappresenta un luogo di ritrovo. Quindi quando si prendeva un caffè non si prendeva tanto solo, ok, per prendere un caffè certamente, ma anche per ritrovarci. Qua fantastico, ci siamo presi il nostro caffè in questo angolo delizioso di bar, di caffè, di antico caffè greco. Abbiamo i nostri 4 minuti qua. Avevamo anche bellissime allora ci avviamo verso l'uscita e diamo anche una fotocopia dei miei scritti. Guardate che stampa incredibile. Guardate che cosa incredibile. La casa romana di Andersen. Edward Louis Jonasli Henriette. No, Jonas Henriette. Jonas Junior Henriette. Vediamo, cari amici. Guardate, questo sarebbe per andare ai bagni. Il bagno
incredibili. Allora, guardate che bello, guardate la perfezione delle statue. Devo dire, me l'ha fatto sapere tramite una guida mio fratello Osti. A volte avere i fratelli può servire a qualcosa. I fratelli mandano sempre avanti tutto qualche volta. Altre statue, altre cose fantastiche. Il luogo di ritrovo, antiche raffigurazioni, stampe del luogo di ritrovo. Noi tentiamo quindi di fare una carrellata, pur con tanta gente che c'è. Qua proprio, meno male che abbiamo trovato il nostro tavolo, cari amici. Abbiamo trovato il nostro tavolo. Qua un'altra statua, personaggi famosi. Qui abbiamo Aldo Caron, Edward Okun, Adam Michevi. Il primo era il pittore, il secondo che ho nominato era colui che compariva. Un'altra statua fantastica, incredibile. Siamo in un luogo incredibile. L'impronta polacca nel caffè greco, incredibile. Anche i polacchi sono venuti. Quindi per questo è più conosciuto anche all'estero questo caffè. E come sempre le leggende talvolta sono conosciute all'estero. Lasciamo il nostro scritto. Sì, Giulia la gatta ha smesso di funzionare. Volevo lasciare questo scritto, la scritta di oggi 5 ottobre 2017, lasciamo una fotocopia all'antico caffè greco. Volevo lasciare questo da leggere, è un mio studio sui cambiamenti climatici, così da leggere, bene? E faccio